E ciao ragazzi, sono qui davanti a Big Garage e oggi andremo a fare un lavoretto al mio BMW. Mi sono accorto che quando faccio un po' di curve a destra o a sinistra sento un qualcosa che si muove sotto il sedile e quindi ora andremo dentro, visto che la mia macchina l'ho già messa all'interno di questa fantastica struttura del mio amico Guglielmo, andremo a vedere effettivamente cos'è che magari si è sganciato o cos'è che fa questo piccolo rumore. La cosa bella di questi professionisti del settore è che non solo magari mettono a posto delle piccole imperfezioni meccaniche come quella di oggi, ma effettuano lavori di nanotecnologia, quindi tutto quello che è stato fatto alla mia macchina, quindi la macchina rimane lucida e l'acqua tende a scorrere un po', ma anche magari rimettere a posto la pelle dei sedili o del cruscotto che magari si possono scollare o magari col passare del tempo si scoloriscono. Anche questo è un piccolo lavoretto che Guglielmo mi ha effettuato e devo dire che la resa è veramente tanta tanta roba. Allora, Sor Guglielmo, la vedo all'opera qui a combattere col mio sedile. Cosa dobbiamo fare? Cosa che facciamo? Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. A seconda A quando vedono il seconda di quando video. vedranno il video. Che facciamo? Togliamo il sedile perché c'è un rumore strano che non si capisce da dove arriva, cerchiamo di Quindi indagare. ora lo togliamo dalla macchina, lo mettiamo sul banco da lavoro e vediamo un po' di smontarlo. Sì, vediamo, lo facciamo in 1000 pezzi sperando di poterli rimettere tutti nei 999 perché uno Beh, avanzerà, uno è quello uno che fa avanzerà, rumore, andiamo a perché fa rumore, lo toglierlo. togliamo, esatto. Quindi il brutto di questa macchina è che abbiamo tutte le centraline qui sotto, quindi dovrà smontare prima questi bulloni che sta col cricchetto smontando, staccare Stacca la tutti i batteria, connettori. staccare prima la Ah, batteria. prima dobbiamo staccare la batteria che abbiamo preventivamente liberato da tutto il pianale e poi andrà a staccare tutti i connettori che vi farò vedere fra un po'. In questo momento abbiamo spostato il sedile tutto avanti per accedere alle due viti che sono nel van, nella parte posteriore. Perché ce ne sono ben quattro che fissano l'auto al sedile o il sedile all'auto. Quindi ora si inclinerà il sedile dietro, che col peso si inclina in automatico, e si scoprono le centraline che sono qui sotto che dovremmo andare a sganciare. Ma prima sganciamo la batteria? Ok. Sì. Quindi ora vado a sganciare la batteria. Oh, andiamo a togliere l'alimentazione per non creare errori in centralina. Ma tanto gli errori in centralina si troveranno lo stesso quando si stacca la batteria. Ma poi con la presa BD la vado tranquillamente a zerare. Tolta la copertura, troviamo l'ennesima centralina con i vari connettori. Vai, un palumba in azione. Come avete potuto vedere, il sedile è alquanto leggero. C'è già preso un enfisema solo a sollevarlo. Secondo me c'è qualcosa che si muove, ma solo quando va a destra e a sinistra. Guardate com'è bella la parte sottostante di tutto il sedile, con tutte le varie centraline, motori, motorini e anche il pretensionatore della cintura, perché questo sedile ha la cintura di sicurezza incorporata. Quindi non bisogna sganciarlo dal telaio della macchina, ma fa parte tutto del sedile, perciò è anche più pesante, oltre che tutto un sedile in pelle, quindi direi che la qualità c'è. Ma non si sente neanche rumore, si Questo? sente proprio la botta. Questo? Ah, probabile. Può darsi pure che è quello. Che quando va a Eh destra fa sì, tuk, che quando va a perché sì, sinistra fa quando sei tuk. seduto lo fa perché si sposta insieme al coso. Che questi sono in Teflon che dice che si consumano, è giusto? Ma sono integri, li vedo. Sì, ci stanno bene. Eh sì, anche perché vedi, hanno una battuta qua, vedi? E quindi non Non si può si muovere. muovono, non si muovono questo assolutamente no, perché è proprio bloccato. Vediamo qua sotto se c'è qualcosa di dentro. No, io pensavo ci fosse qualcosa tra la spugna e qua sotto, invece comunque la spugna sta separata. Sì, per questo è l'unica cosa che Che si si muove un po' muove è è questo. questa. Questi sono tutti fermi. Sì. Magari poteva essere che c'era qualche cavo che dava fastidio. Invece sembrerebbe di no. Sotto ci sono le ventole dentro il sedile.
Sì, che sono quelle dell'aria condizionata, che poi non è l'aria condizionata, ma è solo ventilata. Una tristezza unica. Sì, Vediamo come fare per toglierla, che comunque è messa male, vedi? non è in sede. Smontate, sicuramente non l'abbiamo smontata noi. Forse No, ma può essere che qualcuno l'abbia smontata e a slide, se la spingi sì, no, verso è di... slide perché c'ha il fermo lì, vedi? Eccolo, adesso è in sede. Oh. Adesso è perfetta, vedi? Potrebbe Può darsi che era questa che rompeva le scatole. anche Che essere. qualche millimetro li può Sì, perché fare. non era. Questo c'ha un fermo qua, vedi? Qua c'è Sì, il c'ha la fermo guida. qui, c'è il fermo qui, era sopra. Vedi? Adesso non scorre. Questo per farla scorrere bisogna abbassare questo e sfilarla. Ok. Adesso l'abbiamo rincastrata, vedi? Beh, Prima non era speriamo che così. in sede, prima non era in Ah, e mo sì, è sede, e perfettamente adesso è in dentro. sede. Chissà perché l'hanno smontato. Strano. La macchina è usata, Questo rumore, ok. guarda. Eh no, perché sopra e sotto, è sopra e sotto. Però no, magari. Io sentivo proprio un tac, come se uno ti tirasse una pietrolina da un lato e Sì, da un infatti l'ho altro. sentito anche io con te. E Mo facciamo la se prova, lo sai come? Lo c'è rimettiamo qualcuno che sta a terra. ascoltando, così glielo diciamo, Vai. perché credevo che potesse essere la struttura, perché su alcune BMW, come per esempio le Z3, si crea un gioco in questo, proprio sulla slitta elettrica, sulla barra senza fine, filettata, sulla barra Ok. filettata. Lì ci sono dei Teflon che si consumano e che quindi però creano un gioco però in avanti, quindi senti tac tac, ogni frenata senti tac tac. Allora avevo ipotizzato che potesse esserci qualcosa di simile, perché il rumore comunque è secco. Quando l'abbiamo ascoltato, il rumore era piuttosto secco e quindi mi sembrava potesse essere nella struttura, nella slitta, proprio in questo meccanismo Quello che fa andare, diciamo, che avanti e tiene indietro il solidale, sedile. che tiene solidale i due pezzi della slitta dove il sedile può scorrere. E invece, come abbiamo potuto constatare, è assolutamente È fermo, tutto integro. solido, integro, quindi non c'è. Quindi decisamente deve essere qualcosa che qui sotto si muove. Adesso abbiamo fatto un primo controllo e abbiamo visto che la centralina era posizionata male e l'abbiamo incastrata meglio. Il coperchio della cintura non era ben stretto, lo rimonteremo e lo andremo a stringere meglio. Adesso controlliamo se ci sono altri giochi, cerchiamo di eliminarli tutti, di controllare tutte le viti e poi quando lo montiamo speriamo che non lo faccia più. Tu che sei un tecnico, è possibile anche pulire, diciamo, lavare questa, non questa parte, ma la parte, diciamo, davanti della cintura per farla scorrere meglio? Perché ho notato che ogni tanto magari non se la ritira tutta. Allora, visto che mi dici questo, sì, non più che la puliamo con un panno umido e un detergente, un APC, un detergente per qualsiasi superficie, diciamo così, e poi in questo caso possiamo utilizzare questo, che aiuta, vedi? È un lubrificante secco, fatto apposta proprio per le cinture, per i vetri anche, i vetri che scorrono quando Ah, d'inverno senti il perfetto. cigolio sulla No, guarnizione, fortunatamente la si può macchina non passare. ancora. L'altra sì, questa qua non ancora L'altra rompe le succede a scatole. molte, perché Ok. il cambio termico estate inverno sulle guarnizioni può generare questo, che è del tutto temporaneo, poi magari va via, però Chiaramente. nel caso in cui in quel momento ti dà fastidio si può E utilizzare questo non questo. sporca il vetro. Assolutamente no, lo passi, lo sporca la prima volta, pulisci il vetro e dopo basta. Oh, e allora, visto che non Lubrificante ci abbiamo secco. niente da fare, ma consumiamo a bomboletta, no? Va bene. Pezzettini, che poi è puro alluminio. È ferro. Ah, ferro. Cioè metallo, non mi sembra alluminio. Vabbè, comunque un materiale leggero, diciamo, Sì. sicuramente. Vabbè, Giusto per non mettere un altro e mezzo chilo su sto sedile che chissà quanto pesa. no, sto chilo peserà, guarda, 60-70 kg 60-70? secondo me. No, ne pesano solo in due, lo dobbiamo Sì, prendere. effettivamente. Sì, poi è scomodo pure da ruotare. Ah no, mettiamo la Proviamo gamba e mettiamolo esterna. a terra, sì, allora. Aspetta, dove. Verso di me. Come vuoi fare? Aspetta, proprio così. Lo vuoi mettere giù? Mettiamo giù. Ah, ti dicevo, senza ammazzarci a prendere tutto sto cazzo di peso. Effettivamente, più lo prendiamo, più peso sta portando. Allora, mettiamolo fronte alla telecamera così capiscono qual è il problema. Quindi, io quando mi siedo, prima praticamente. Potete per cioè essere centralina. Con la centralina era. Era la centralina che non stava allineata bene. Evidentemente quando ti muovevi faceva qualche clank, clank, Eh sì, perché clank, col peso si spostava verso giù, clank. perché Evidentemente muovendo faceva la clank, telecamera. clank, clank, clank quando ti spostavi. Lascia stronzate.
Ma se che tu che ti ho detto io, sono cazzate, però lo devi Cioè, smontare perché sennò non ci eh arrivo. sì, no, se no come lo vedi? Vedi che l'altra volta non te ne sei accorto perché ha lavorato in verticale, veloce, veloce, e un millimetro, e quel millimetro fa la differenza. Non fa più rumore di niente. Meno male, ma infatti io da te vengo, se no cami così, che carde te ne sei. Allora, ma dobbiamo fare sbrinamento della cintura di sicurezza che non si sa che è. Poi, siccome tanto oggi il pomeriggio l'ha preso per me, tanto mi chiederà miliardi, ma non ce ne frega nulla. C'ho il vetro interno sporco che ho provato a pulirlo 2 volte, ma io invece di pulirlo lo sporco. Cioè, quindi tu sei più dettagliato, eh. Poi nel mentre mi verrà in mente qualche altra cosa. Visto che sembra che abbiamo risolto il problema del sedile, andiamo ora a pulire anche questa cintura che Guglielmo dice che è sporca, fa schifo, ma io non l'ho mai pulita, quindi. Ho visto gente su internet che la pulisce con l'idropulitrice, lasciandola aperta e chiudendolo fuori dal sedile. Che ne pensi? È fantastico. Sai, guarda. Cammina meglio ora? Ah, oh, hai visto? Bastava chiedere a chi fa questo di professione. Che vuoi da me? Io sono ignorante, perché ignoro come si faccia. Guarda. E questa adesso più la usi più scorre. Cioè, mamma mia, ora è Flash Gordon dei poveri. Perché si lubrifica il motorino, no? Più la usi. Ah, si lubrifica Sì, sotto. sotto, sì. Più la usi più. Perfetto. E anche questa l'abbiamo risolta. Adesso ci facciamo il caffè. Il caffè è Adesso importantissimo, mamma mia. Cioè, capito la ricchezza? Pure la macchinetta del caffè, già. Cioè, questi sono tutti i soldi che chiede ai poveri clienti disperati come me. Cioè. qua l'unico disperato sono io. Oh, vedete? Visto che siamo qui, ho detto a Guglielmo di dare anche una pulitina alla parte bassa, perché tanto non ci si arriva normalmente, quindi ridiventa nuova. Mo' che mi fai il conto questo, i miliardi. Allora, mi dica come lo vogliamo Guarda, mettere? facciamo la stessa operazione di Rimettiamo prima. prima la testa dentro? La Sì. telecamera lì ti dà fastidio? Non credo. Ok, allora, Aspetta, fammi ragionare avviciniamo. su come dovevamo fare così. Così. E Eh sì, tu? dobbiamo inclinarlo di qua e poi lo tiriamo dentro, perché così l'abbiamo cacciato. Sì, però Sì, devi aprire un po' apro. la. Allora, aspetta, inclinalo. No, questa qua. Questa Fini. fa sta cosa con modo da trascinarmi. È perché per forza così. Allora. Allora. Ma tu mi devi aiutare da dentro. Sì. Apri il Apro. portafoglio. Eccolo qua. Sembrava quasi uno che lo sa fare, porca miseria. Ho Tu, io faccio l'aiutante. detto, sembro quasi uno che lo sa Ma fare. meno male. Guardate la faccia di uno che sembra che lo sa quasi fare. Quindi ora praticamente stai facendo l'operazione contraria, quindi rimontare tutti i cavi alle centraline, poi riattacchiamo i vari bulloni alla scocca della macchina, riattacchiamo la batteria e vediamo se rifunziona tutto, incrociando le dita. Non avendo smontato neanche 1000 pezzi, non ne abbiamo neanche dovuti rimontare 999. E sono finalmente rientrato dentro la macchina col sedile montato, andando a spostarsi a destra e a sinistra. Il rumore fortunatamente è scomparso, quindi direi che Guglielmo ha fatto un ottimo lavoro. E siamo arrivati alla fine di questo video. Io ringrazio il mio amico Guglielmo del Big Garage che si è prodigato nel sistemare quella centralina spostata. Fortunatamente niente di così preoccupante. Vi volevo far vedere. Solo un po' di pazienza per trovarlo, tutto là. Ho capito, ma io volevo far vedere la tua manualità nel smontarmi tutto il sedile, invece me la sono cavata. Tu sei cavata con pochissimo. 10 minuti di fatica col sedile sopra, invece poi una mezz'oretta per togliere e rimettere il Vabbè, sedile. facciamo un po' di parte lavorata, Ah, dai. beh, che dobbiamo fare? Tanto monte, ora ancora finire a fare la macchina, tanto qualcosa lo troviamo da fargli fare. Io qui in descrizione, ragazzi, vi metto tutti i suoi contatti. Lui è a Montesilvano, quindi se avete qualche piccola rogna con la macchina o volete farla diventare bella lucida, lui sicuramente si prodiga, sempre sotto l'autopagamento. Non cominciate che le cose a gratis, ha detto che non le vuole fare, è anziano ormai. Come faccio la spesa con questo lavoro, quindi per forza. Oh, e va bene, allora facciamogli fare la spesa, ma Facciamo soprattutto è bravo, un oltre po' che di un spesa amico. solidale, vai, sì. Ma poi sei motociclista, quindi alla fine ci vuole i soldi per questo sport. Ahimè sì. Che vogliamo fare? Quindi ragazzi, vi aspetto qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao, Ciao! ciao.